Serve una boccata d'ossigeno, serve un regalo di Natale sotto forma di una vittoria. La buona onda Aprilia, bisognosa di tirarsi fuori dalle cattive acque del penultimo posto in graduatoria. Non sarà facile ottenerla in questa dodicesima giornata di andata della Serie C2 Girone A, perché di fronte a una squadra in salute, il Valerano, che è la terza forza del campionato e in piena lotta playoff. Dal Palameucci di Aprilia un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Colusso. Numero 8 adesso però si allontana e viene piazzato dal proprio portiere a copertura del primo palo. Rincorsa intanto da parte di Rallo, bel tiro sulla sinistra con Bergamini, poi Rallo riceve, caccia in porta, un tiro velenoso deviato in calcio d'angolo, cerca di aprire le maglie orange, ancora Cacciatore, bellissimo diagonale, arriva dunque questa conclusione in porta, respinta bene dallo stesso Pacione. Questo nuovo possesso, sbaglia tutto però, attenzione a questa ripartenza, arriva il gol del vantaggio di Cacciatore. Errore difensivo davvero clamoroso questo che è stato commesso dal centrale della Buona Onda, come era nelle intenzioni del numero 10. Attenzione adesso alla nuova ripartenza, il tiro in porta deviato, sfortunatissima qui la Buona Onda. C'è stato un tiro da parte di Cacciatore, adesso si trova subito spalle al muro, la differenza in graduatoria è notevole, qui uno contro uno e c'è il gol dunque del 2-1 immediato da parte di De Giudici, che sentenzia il portiere Eleuteri. Viene coinvolto nell'azione anche Infanti, Catalano, posizione di sparo, ci prova con la punta del piede, serve Catalano. Si accentra Catalano, dà questo bel pallone al numero 9 De Giudici. Bravissimo De Giudici, davvero repentino, fulmineo, ha giustiziato per la seconda volta il portiere Loteri, regalando il pareggio alla sua squadra. Sepri ha capito tutto, rimessa laterale, battuta adesso, prova a girarsi e Marchetti che ha calciato in porta. Sepri a destra per Nardi, ancora davanti al portiere questa volta, però Sepri non è freddo. Dunque 120 secondi che sono iniziati da qualche istante, Buona Onda che prova con questa progressione, a sinistra il tiro e la traversa, colpita da Mazzocchetti, va in orizzontale per Pratesi, poi tenta l'azione di sfondamento e pareggiato il colpo delle traverse da parte di Marchetti, viene coinvolto anche il portiere Eleuteri, circolazione perimetrale che non va a buon fine, si è inserito. Intanto il pallonetto, la nuova traversa, incredibile, il pallone non è entrato, insiste De Giudici con il tacco, grande chance questa volta che è stata partorita nuovamente da Mazzocchetti. E poi dall'altra parte il miracolo del portiere Pacione su questo sinistro a colpo sicuro di Pratesi. Grazie a Serbari ha neutralizzato questa iniziativa. De Giudici, il tentativo di punta di Mazzocchetti da distanza ravvicinata. Intuire con anticipo, a leggere bene l'iniziativa avversaria. Adesso cerca a destra Cacciatore, il destro da parte di Cacciatore, ancora Catalano che mette fuori sulla linea di porta. E bella risposta di Pacione, che ha servito allora a sinistra il suo compagno, c'è questa contropiede, ancora Pacione che va a rimediare, viene battuto adesso e c'è il gol, perfetto inserimento di Marchetti, è partito da dietro, ha bruciato sul tempo la retroguardia della Buona Onda che è rimasta a guardare, un presepio vivente qui la difesa della Buona Onda, e gol del 3-2 dunque per il Valerano. Infanti, Catalano, pensa per un attimo alla conclusione, poi da questo pallone intelligentemente esce bene il portiere Eleuteri. E poi dall'altra parte cerca di ripartire ma viene stoppato dallo stesso Infanti, il numero 4, e poi c'è il tiro a colpo sicuro da parte di Cacciatore, respinto. La Buona Onda adesso ha una buona chance in contropiede, il tiro centrale da parte di Infanti non è finita, e poi la sventola di sinistro di Racioppo sul fondo, viene nuovamente servito, bell'anticipo da parte di Infanti che calcia subito in porta, poi di testa Infanti. E Pratesi che dà vita a questa nuova manovra, pallone che arriva tutto solo al numero 7, Pratesi non è finita, doppia risposta di Pacione. Quando ormai si era piazzata la squadra ospite, che riparte con Marchetti, bella apertura a destra per Serbari che poi trova nuovamente Marchetti, arriva Pacione e poi c'è il gol del 3-3, ha segnato il 3-3 Longo, che è riuscito a trovare il pertugio, il corridoio giusto e a pareggiare dunque questa partita. Alla sua precedente, al suo precedente errore, dall'altra parte c'è il tiro da distanza ravvicinata da parte di Longo, sgusciato via come una saponetta. Probabilmente c'era un giocatore che sembrava avere problemi fisici, a sinistra c'è spazio intanto per la Buona Onda, c'è con il tentativo il gol da parte di Longo.
Longo che va a regalare il 4-3 alla sua squadra. Ripartenza esiziale e il passaggio di Infanti è stato indovinato contro una squadra che ambisce quantomeno ai playoff e ha soli 3 punti di distanza dalla squadra avversaria. Forse un fallo di mano e c'è il gol da parte del numero 3 Sabella, forse un tocco di mano Galeotto, ottenendo un grande successo, e finisce qui una vittoria dall'importanza davvero capitale, quella ottenuta dalla Buona Onda, che va dunque a vincere quest'ultimo impegno del 2017 5-3 sul Vallerano, che per lunghi tratti era stato in vantaggio, ma il finale della Buona Onda è stato davvero eccezionale. E dunque con questo risultato di 5-3 vi diamo appuntamento ai prossimi impegni con Mondo Futsal. Un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi e da Gianfranco Marceddu, che ha operato le riprese televisive.